Roma è circondata da una catena di borgate disseminate nella campagna e nascoste fra i ruderi. Sono costituite in gran parte da immigrati delle campagne e del meridione. Alla fine del 1943, quando Roma era occupata dai tedeschi, cominciò a far parlare di sé, in una di queste borgate, un ragazzo gobbo di 19 anni, che sarebbe diventato poi uno dei più feroci criminali del dopoguerra. Gobbo, vieni fuori, è meglio per te oramai. Non c'è, mio figlio. Chi c'è di là? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, madonna. Moretti, sto qua! Vieni a prendere se c'hai coraggio! Moretti, vieni su! Non fammi fessi, Alva, ci puzza le campagne, puzza. Dai, andate sulla terrazza. Quando vi faccio segno, chiamatelo, sfottetelo, ma senza sparare. Ci dobbiamo prima divertire con quello. Se ci acchiappano, a te ta spiano una coppa, noi ce la fanno venire. Appellaccia, sbrigati, non stiamo a fare discorsi. Amoretti! Ah! Dai, bellaccia! Ma che dai, e qui se rompiamo l'osso del corpo? Strilla! Regge dal tubo d'angolo, dai! Vedi le manovre, chiette forte! E ne avevi paura! Usciamo uno alla volta, senza sparare! Vai fuori prima tu. Io? Dai, cammina. Cammina.
Bellaccia, Bellaccia! Dove andate? Dove andiamo? S'andiamo a inguattare, s'andiamo, a nascondici! Ma che ci vogliamo giocare a pelle, tanto per scherzare? Non è finita, è mo che comincia. Lui è venuto a casa mia, noi andiamo a casa sua, da Moretti. Alvaro ve porta a divertì. Pensa al culo, tu vattene, va. E perché? Che io non so buono. Per quello che devi fare adesso, no? Andata a donne, eh? Dai, smanna. Vado, vado, tanto mi frega assai a me. Maledetto Gobbo. Chi è? Sei tu, papà? Abbiamo una lettera per il comandante. No! Aiuto! Ah! Aiuto! Che cercate, che volete? Dove sta tuo padre? Non lo so, è fuori per servizio. Te lo dico io dove sta. Sta fuori da notte e dà la caccia a me. Oh, no! Oh, vedi qui, ma che c'è, la manna? No! Oh, sì. Lasciami! Ma dove scappi? Vieni qua. No! 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 Me voglio solo levare un capriccio con te. Non aver paura, che non t'ammazziamo. E che te volemo sprecare così, e poi prima toccherebbe sempre a tuo padre. Su, allora, ti facciamo la finita. Ecco! E dai, e state ferma, sennò è peggio per te. Lasciatemi stare. Prendetevi tutto quello che volete, ma lasciatemi stare. Non ho fatto niente, non ho fatto niente. Mi faccio solo i fatti miei, ve lo possono dire tutti. Ah, sì? Allora sai che facciamo? Ci sediamo qui e aspettiamo che arriva tuo padre. Così i conti li famo con lui. Bea, uscite, andate fuori a fare la guardia. È inutile che piangi. Almeno valisse la vena. Ma qui va a finire che restiamo pure all'asciutto. Arva, ma che te sei addormentato? E se sta a fa giorno? Ti aspetti, andatene. Che te credi che quando te ne sei andato mi metto a piangere? Arvaro! Mandali via. Per carità, mandali via. Non posso. Tuo padre fa la carogna pure con loro. Fammi rovinare pure dagli altri due, ma non ammazzate mio padre. C'è solo lui. Ti sei vendicato con me, non ti basta? Che vuoi di più, di? Piantala, non te posso se ti piagna, Nini. Ciao. Ah, finalmente. E noi che ci ha lasciato? E briciole? Andiamo, se parte. Se parte. Ma che sta di? Mo tocca a noi, sa. Ma che niente, te fossi innamorato di quella. Su affari miei, non vi riguardano. Ma come sarebbe a dire su affari che non ci riguardano? Ma che vuoi, litigare? No, no. Però ci avevo fatto un pensierino. C'hai paura? Se ti riesci prendi una pistola pure per me, c'ho diritto, mi pare. Vabbè. Tu mi dici sempre vabbè, come i ragazzini. Ma poi non mi dai mai niente. O stavolta mi tra per me ci deve scappare, perché io sono amico del momento del pericolo. Invece quell'altri solo vanno a divertir con le donne. La pistola, mitra, che vuoi pure il cannone? Aspettami qua.
Io ho paura, sei tutto pieno di sangue. Mannaggia, vattene tu che mo' arrivano i tedeschi. Pensa a scappare, va, via, via. Ehi, ehi. Chi c'è? Chi volete? Arvare è ferito, ci hanno sparato addosso. Lo porto qua, bisogna nasconderlo. No, 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 qua non posso, eh. Già mi hanno preso mio marito, ma che mi volete rovinare sti pori figli? Ve postino tutti quanti. Ti avevo detto d'andartene. Sono andato a cercare aiuto, ma ci hanno tutti paura. Che vigliacchi, ci hanno paura, eh? Beh, andiamo da Ninetta, è l'unica. Non posso. Perché? Pensa se gli è successo qualche cosa. Se i tuoi amici... Se mi metto a pensare diventi una nemica pure tu. Io? E perché? Ti sto curando. T'ho salvato. Ma hai salvato? Perché speri che così non ammazzo più tuo padre, no? Ma tu stai sempre contro di me, pure se mi stai vicina. Io non sto con nessuno. Sto con mio padre perché c'è solo lui. E anche lui c'è solo me. Ma lo sai quanta gente c'ha sulla coscienza tuo padre? Vuoi che cominci a fare l'elenco, non finirei più. È un vigliacco, un venduto ai tedeschi. E allora vattene, subito. A casa mia non le devi dire queste cose. Sono io che t'ho salvato. Io che sono sua figlia. E poi non ci credo. Nina! Ferma. Ninetta! Non te muove. Nina! Ninetta! Nini! Faccio tutto quello che vuoi, ma non me lo dovete ammazzare. Me lo devi giurare. Giuramelo. Vabbè, te lo giuro, parola del lupo. Adesso che me l'hai giurato, te lo posso pure dire. Ma che? Che c'hai da dire? Arva, è successo quello che doveva succedere. Sono incinta. Che hai detto? No, non ci credo. Sei proprio sicura? Ma di, sei sicura? Beh, io non lo so. Nene, ma allora bisogna fare qualche cosa, no? Ma ti dispiace tanto? Ma no, che dici? Un figlio tu non lo puoi capire che significa per me. Mi sembra tutto un tratto di essere diventato un uomo come l'altro.